E benvenuti ragazzi per l'ennesima volta qui da Marvel Game Legends. Funzionava l'audio, ragazzi. Funzionava l'audio, l'abbiamo detto. Hanno tanto cuore in quello che fanno, ma poi non funziona l'audio. Sì, perché portiamo le apparecchiature da Milano, ma manca la nebbia, quindi workano male. È il problema. Adesso abbiamo messo il macchinario. Comunque, qui con voi il vostro Marva con Fracker the Retro Players. Allora, Fracker the de... la THE o de? De proprio de virgola Roma. Players, Retro. Players. Raccontaci un po' la nascita, di nuovo la nascita del canale, la nascita del canale di Retro Players. Allora, dai che si diverte. Siamo nati come un blog di informazione sul retro gaming, però eravamo tristi, nessuno ci seguiva, alla fine abbiamo fatto un po' di interventi video e ci divertiva, quindi abbiamo continuato così. Ok, perfetto. Però dietro questi interventi video, insomma, c'è una comicità, no? Che rispetto ad altri YouTubers che si sono costruito un personaggio. La comicità è una spontaneità. Una spontaneità, esatto. Dobbiamo essere spontanei, non facciamo video programmati, tutto quello che vedete è spontaneo, andiamo lì, registriamo presa diretta. Ci divertiamo. Sì, infatti, appunto, volevo dire che rispetto ad altri YouTubers, no, che si costruiscono il personaggio, voi invece siete crudi, esatto. Siamo noi, crudi, nudi no. Per ora no, cioè, perlomeno non ci vedete, quindi magari io poi quando registro non c'ho i pantaloni, può essere tutto, c'è sto rischio. E naturalmente siete partiti facendo retro gaming, però adesso vi state spostando su altri format, giusto? Sì. Facciamo molte cose, diciamo quello che ci passa per la testa, quindi tendenzialmente io come facevo da piccolo, facevo i CD con dentro i video delle cose che mi piaceva far vedere agli amichetti miei, no? E mo faccio lo stesso su internet, prendo le tre cavolate che mi piacciono, le metto nel video e poi ci siamo io senza che commentiamo. Praticamente è uguale, soltanto che lo faccio per loro, mi piace farli ridere. In primis col materiale, poi il commento sembra che è un valore aggiunto, quindi... Sì, con questo modo comunque di agire super friendly, come quando eravamo nei JoJo giovani, sì, no? Che ci rapportavamo con gli amichetti... Giorgio giovane, sono 86 magari. Devi stare tranquillo. Ci provo. Ci proviamo. E, quindi insomma, cioè, cercare di tenere un rapporto friendly come quello di quando si era bambini, invece adesso si sta un po' perdendo, però insomma, da quello che vedo avete anche una forte community dietro, giusto? Sì, so pochi, ma so buoni. Io mi piace di così, nel senso comunque non è che ci abbiamo un canale con tanti iscritti, però... Quei pochi che abbiamo sono tutti fedelissimi, si divertono, gli piace, sono gente tranquillissima, tra l'altro l'ho incontrata, sono veramente ragazzi belli. E per quanto riguarda invece i format, ne è uscito uno proprio questa settimana, sì, giusto? Sabato. Raccontaci un po' di questo nuovo format. Questo è un format che va... A noi ci piace comunque commentare quello che viene visto in video. E alla fine ci mancava una rubrica un po' particolare, andare a coprire come si chiamava? Recensioni, no? Ah, ok. Retro Flash, retro che parlavamo per tre minuti di un videogioco, però non è che era tanto seguito, quindi l'abbiamo sostituito con questa nuova rubrica sui record, quindi sono 5-6 record mondiali sui videogiochi e io e Sansa che li commentiamo. Sembra una cosa carina, non c'era sul tubo, quindi l'abbiamo fatta. Invece i progetti per il futuro, qualche spoilerino di prossimi format o anche contenuti? Allora, questa è uscita la prima puntata sabato, perché oggi siamo a domenica, quindi ieri. Martedì dovrebbe uscire la nuova rubrica Stay Beef, che praticamente è, non dico un'espansione, ma è come lo zapping, come il retro zapping. Quindi siamo noi che facciamo finta di vedere la televisione con voi, però monotematico. Quindi ci sarà soltanto un programma, probabilmente qualcosa di giapponese, però... Inizia con quello e finisce con quello, un po' come Whip Out con Lillo e Greg, diciamo, una cosa del genere, monotematico. Beh, guarda Patrizio, penso che hai risposto in maniera esaustiva a tutte le domande. Fraccherino, ti devo ringraziare davvero tanto, soprattutto continua così, perché personalmente devo dirti che sono veramente poche gli youtubers che mi fanno ridere a questo livello. Sarà forse che è anche un approccio generazionale, perché sono dell'88, quindi sicuramente la comicità che abbiamo vissuto crescendo è stata quella, simile, sì. È simile, però ci sono tanti youtuber insomma che si approcciano ad un pubblico forse troppo giovane per me, con giochi che non potevo apprezzare, invece
di guardare, che ne so, un Darkwing Duck o un Castle of Illusion, ti stappa sempre la lacrimuccia. Ma sì, noi cerchiamo di mettere quello che sono i ricordi con, diciamo, la comicità. Questa è la formula iniziale, poi si sta evolvendo, ma alla fine la sostanza è sempre quella. Un incrocio fra un passato e un presente che si mischia. Il feels che fa ridere. Ah sì, un cotto e mischiato, insomma, esatto. Citando Maurizio. Ciao, okay. Maurizio. Ciao Maurizio Merruzzino. E, Bracker, io ti ringrazio. Grazie a te. Vogliamo salutare? Salutiamo. Grazie Graziella, no. Grazie Graziella e grazie a tutti. Grazie a tutti, e grazie voi, a tutti. Da Marva. Grazie a tutti, veramente mi stanno veramente simpatici questi ragazzi, ci mettono il cuore dentro sta cosa. Tutti voi, Game Legends. Mi ha da ridere la cifra, ride. Ciao. Belli, ragazzi.